Bentrovati. Il cartellone Effetto Noto 2017 propone una novità legata non solo alle iniziative che presenteremo stasera, ma una novità legata anche a un partner nuovo per Effetto Noto e la Fondazione Teatro Tina Di Lorenzo di Noto. Una novità che vede anche un contenitore per la prima volta sfruttato, un contenitore del la parte alta della città, alla vecchia caserma Cassonello, l'ex convento di Sant'Antonio di Padova. Parleremo di queste iniziative, come al solito con me c'è Corrado Tardonato che vi introdurrà negli argomenti, e la cosa più importante è che ci sono due segmenti che cammineranno per tutta l'estate di pari passo: un segmento legato al teatro e che riguarda la Noto del passato, l'altro invece che attiene a un fatto più odierno, più attuale, ed è quello della cinematografia, con dei film fra l'altro nuovissimi, datati 2016-2017. Ben trovato Corrado. Io presento gli ospiti perché abbiamo per la parte legata al teatro Sabina Pangallo, che è la regista di ciò che si vedrà all'interno della caserma Cassonello, negli ambienti antichi di questo edificio del Settecento; Salvo Tringali per quanto riguarda il segmento legato invece alla cinematografia. Allora, Sabina, le novità più importanti: innanzitutto partiamo dalla location nuova, appunto, che è il complesso museale del barocco o caserma Cassonello. Vorrei parlare con te di quelle che sono le caratteristiche peculiari che caratterizzeranno questa stagione teatrale. Buonasera, intanto grazie di averci invitato in questo spazio conosciuto, insomma, da tutta Noto. Lo spettacolo che stiamo andando a proporre per quest'estate in realtà prende spunto da un lavoro ormai portato avanti da vari anni, da un gruppo di lavoro quindi che si ripropone, attingendo a delle esperienze pregresse. Vorrei citare appunto al riguardo per esempio La Confessione, che è stato uno dei primi eventi nei quali noi ci siamo ritrovati a collaborare, oppure Dormono sulla collina, per andare avanti con Anche io c'ero. In questa situazione assolutamente nuova e originale abbiamo dei monologhi, degli scritti assolutamente inediti e quindi creati per questo evento, nei quali dei personaggi realmente esistiti, ma anche appartenenti totalmente a una fiction, però compatibile con gli eventi storici di quell'epoca, raccontano la loro storia appunto dalla loro viva voce. Questi personaggi attingono a epoche storiche completamente diverse. Arriviamo fino agli anni 60 e andando appunto indietro nel tempo. In alcuni casi seguono esattamente delle vicende di cronaca. La scelta chiaramente verte un po' sul noir in questo senso, perché vogliamo evocare dei fantasmi, degli spettri che non hanno avuto la possibilità di raccontare la loro storia e che in questo momento cercano un riscatto per dire la loro personalità. Verità. I testi sono stati curati da Erminia Gallo e da Fabio Marziano e abbiamo un cast molto più folto di quello che in realtà ogni sera noi presenteremo. Noi presentiamo 7 monologhi a sera, quindi 7 attori per ogni giovedì dal 27, appunto, come abbiamo visto proprio in questi giorni, 27 luglio, fino alla fine di agosto. E abbiamo anche in questo caso portato avanti quelle che è una nostra peculiarità, cioè di mettere insieme degli amatori del nostro territorio con degli artisti, con degli attori professionisti che vengono appunto sempre dal territorio, dalle città più vicine a noi. In questo caso mi piace citare Doriana La Fauci e Alessandro Romano, e poi abbiamo Carlo Genova
e Miriam Scala, che viene appunto dall'Inda, e insieme appunto a Salvatore Tringali, in questo caso anche lui nel cast dello spettacolo, e insieme a tantissimi amatori che in questi anni si sono formati anche grazie a tutto un vari momenti di studio, di approfondimento che abbiamo organizzato appunto in questi anni. Quindi uno scambio reale, perché la cosa che mi entusiasma di questo evento è che si è sviluppato intorno a un gruppo laboratoriale vero, nel vero senso della parola, perché abbiamo collaborato un po' tutti all'idea, alla ricerca delle cronache, quindi delle storie che abbiamo voluto raccontare. In un format nel quale noi ci siamo molto rafforzati dopo appunto Dormono sulla collina, lo spettacolo che facciamo il 2 novembre da diversi anni al cimitero, dopo Io c'ero, un altro spettacolo che appunto parlava di personaggi nel format del monologo. E quindi, bene, questo è il nostro evento di quest'anno. Bene, Salvo, invece volevo rivolgerti una doppia domanda. Innanzitutto vorrei che ci edulcorassi un po' su quella che è invece la parte, il segmento cinematografico, quali attori porteranno, insomma, saranno poi, produrranno, ecco, le varie opere, e poi una domanda un po' più nella tua veste istituzionale da sovrintendente del teatro, il ruolo della Fondazione Teatro in questo progetto culturale artistico. Grazie Corrado, benvenuti ai nostri web spettatori, un saluto. E allora sì, la Fondazione Teatro, credo che questo è il focus della situazione, nel senso che quest'anno la Fondazione, in osmosi con l'assessorato al turismo e l'assessorato alla cultura, sta partecipando alla programmazione estiva. Come sta partecipando? Prendendosi l'onere e gli onori di fare un progetto fuori dal teatro, e infatti abbiamo individuato la caserma Cassonello, come già stato detto prima, un luogo che non è molto conosciuto, un luogo bellissimo intanto della città, che apriremo e quindi faremo visitare ai nostri concittadini e non solo. Con questi due grandi eventi, sono Invisibili, Memorie di Noto Notturna, quindi un evento teatrale, come già diceva Sabina, un evento che è molto legato alla città, alla nuova drammaturgia, perché questi testi sono scritti da autori che tra l'altro sono netini e hanno una grande valenza storica, perché andiamo a ripercorrere le vite di questi personaggi, in questo caso molto più popolari, in una chiave noir, tant'è vero che gli spettacoli saranno tutte le sere, no? Alle 21.30 e alle 22.45, quindi già immaginate, noi in un luogo così abbastanza fintamente fatiscente, chiaramente, ma è lì che si punta per creare un po' un ambiente quasi orrorifico, anche se poi non sarà quello. E quindi Invisibili, questo grande progetto teatrale che andrà avanti tutta l'estate e sarà la sera, il giovedì, mentre il mercoledì la Fondazione ha anche pensato di proporre insieme a un'associazione che si occupa di cinema e di documentari qui a Noto, che conosciamo tutti, che sono i Frame Off, proporre una serie di film. Sono sei film, di cui tre di finzione e tre documentari, che si alternano con nomi recentissimi, come Manchester by the Sea, che è il film che ha vinto l'Oscar nel 2017, piuttosto che il documentario su Kurt Cobain, oppure Indivisibili, insomma veramente film interessantissimi, però non film di nicchia, ma adatti anche a un pubblico generalista. Questo è quello che stiamo proponendo, quindi una rassegna sia teatrale che cinematografica pop, intendiamo popolare, aperta alla cittadinanza, perché quello che crediamo è che la Fondazione Teatro abbia le physique du rôle, comunque abbia il dovere di dover diventare un posto centrale della cultura in città. Lui è sempre stato, oggi crediamo che lo deve diventare ancora di più, e credo che la mia nomina sovrintendente, un po' nelle idee del presidente della fondazione, insomma, è anche in questo senso.
cioè mettere la Fondazione Teatro al centro del territorio e quindi aprire anche quelle grandi collaborazioni poi con gli artisti del territorio, con i professionisti e non solo, anche con quegli artisti che qui stanno facendo un percorso, perché come diceva Sabina è vero che questo Invisibili viene fuori da un percorso teatrale di amatori, ma sono amatori che oggi vogliono fare il salto di qualità, non è più lo spettacolo del saggio che si faceva gli altri anni, ma è uno spettacolo con un biglietto, perché la qualità, come vedrete, è molto alta. Grazie, siamo alla fine del nostro quotidiano appuntamento, facciamo un riepilogo, il settore teatro, quello cinematografico, il contenitore è un contenitore nuovissimo per la città di Noto, l'ex caserma Cassonello, conosciuta dai più come ex convento di Sant'Antonino di Padova nella parte alta della città, abbiamo detto gli orari, abbiamo detto soprattutto le giornate canoniche per il teatro il giovedì, per il cinema il mercoledì, un teatro che ripercorrerà storie di personaggi, molti personaggi veri, molte storie anche con una forzatura, ma che rievocano senz'altro le storie della Noto del passato, lungo i corridoi, le terrazze del convento e soprattutto sotto le volte di acce di quello che un tempo è stata la casa dei padri che hanno vissuto all'interno del settecentesco edificio, una comunicazione di servizio legata ai biglietti. Le biglietterie sono due per la città di Noto, il botteghino del teatro comunale e l'infopoint di Corso Vittorio Emanuele sono i due punti dove potete trovare i biglietti sia per partecipare e prendere parte, come diceva Sabina, a questo angolo di nicchia riservato al teatro netino, sia per la parte legata alla cinematografia. Grazie ai miei ospiti Sabina Pangallo, grazie a Salvo Tringali, grazie come sempre a Corrado Tardonato che mi accompagna in queste serate culturali all'interno di quello che un tempo era Convitto Ragusa, oggi Convitto delle Arti, l'appuntamento è per le prossime trasmissioni.